Cos'è il debito buono e il debito cattivo? Partiamo da il fatto che il debito cattivo è quello che per comprare cose che non producono niente. Il debito buono è quello per fare investimenti. Debito buono, esempio, compro un immobile e lo metto a reddito. Quindi per fare un investimento. E rende, quindi quello che guadagna l'immobile paga il debito. Il debito cattivo è compro un telefono e la macchina. Una roba che appena l'ho comprata ha già perso il 20% del valore.